Nel Casentino c'è Papiano, e Papiano è il paese del tortello e della trota. Adesso però ci soffermiamo soprattutto sulla festa del tortello fatto a mano. Sono quasi 30 anni che facciamo questa festa e ha sempre vissuto della collaborazione non solo dei residenti, ma di quelli che hanno lasciato qui la casa, che sono a vivere altrove, ma anche delle persone di passaggio. È una partecipazione veramente molto bella. Tra l'altro si cura il più possibile anche il discorso del chilometro zero per tutti i nostri fornitori, quindi è una festa che è molto popolare, ma ha delle radici profonde, ecco, ha un'attenzione veramente grande. Il tortello di Papiano, un tortello che è di patate, ma quanto riuscite a farne? Ogni volta che noi siamo a cena si offre più di 1000 persone, il sabato sera, la domenica a volte un po' meno, credo oltre i 50.000 tortelli che vengono fatti nel giorno in cui si cuociono e si mangiano, quindi insomma, nel nostro locale dove sono a prepararli il lavoro è continuo, ecco, ed è nella giornata, e questo per noi è molto importante, sì, fresco. Quante persone siete? Allora, qui da Cicira, nei giorni della festa, Cicira 110 persone. Dunque, tutto questo è stato fatto grazie alla presenza di Gianni, perché Gianni è quello che ha tirato proprio, tiene proprio il collante, perché non abbiamo fatto una prologo, non abbiamo fatto niente, però noi abbiamo sopra il nostro cappello la figura di Gianni, e questo ci porta ad andare avanti. Non sono dipendenti dal prete, ecco, anzi è il prete che è dipendente da loro, perché loro continuano a fare ed è una cosa molto bella. Poi tra l'altro tutto quello che poi è l'utile noi lo ricicliamo nel nostro ambiente, con la misericordia. Quest'anno daremo un contributo per riacquistare una nuova ambulanza, insomma abbiamo fatto delle cose in paese, piloni per l'elettricità, tante cose insomma, ecco, quindi io sono, cioè so io che sono dipendente dalla comunità, non è che la comunità è dipendente da me. Senti, ma quanti abitanti ci sono qui a Papiano? Dalla Piana Nuova, da lì in su 107 persone. C'è una buona capacità di sostituzione, ecco, proprio perché loro hanno fatto in modo di trasmettere sempre, sempre. Questo è molto bello. Dobbiamo dire che ci troviamo anche in un ambiente altrettanto bello, perché qui da Papiano tra l'altro si parte verso anche la sorgente dell'Arno, qui da Papiano siamo all'interno del Parco delle Foreste Nazionali del Casentino. Devo dire che le passeggiate nel Monte Falterona, in tutto il parco qui, sono veramente straordinarie ed è veramente molto bello. Si possono unire bene le due cose, ecco, un bel piatto di tortelli e una buona camminata per tutte le nostre foreste.